mangiato questo, non mi mangiate niente! Diablo, questa si comprano senza la tessera! Carrupe, mangiato! Siamo diventati peggio dei maiali! Carrupe, sono 120 bombardamenti e con questo sono 121. E voi a così ve lo chiamate? E se per esempio vogliono andare a scaricare bombe a Roma? No, a Roma no, c'è sta mio figlio. È meglio che bombardano qua, se morimmo noi non fa niente. Signore, che non potete decidere voi, che non ci possono fare questione personale, avete capito? Facetemi no? Sentire. Mamma mia, che è sto silenzio? Sag halt zur Stelle. Oberst Scholl, gehen wir bitte, sofort. Oberst. In Ordnung. Können wir den Fliegeralarm einstellen? Nein, noch nichts. Zuerst müssen unsere Truppen die italienischen Kasernen besetzen. Die Italiener haben sich dem Feind verkauft. Ein unerhörter Gemeinheit, sowas hat es noch nicht gegeben. Wir müssen sofort die Division anrufen. Wir brauchen Verstärkung. Jawohl, Oberst. Wir müssen sofort Maßnahmen ergreifen. Wir befinden uns in einer sehr ernsten Lage. In dem Augenblick müssen wir gegen die Italiener einsatzbereit sein. Stellen Sie sofort die Verbindung mit allen Dienststellen her. Ich muss Sie benachrichtigen. Hier links, bitte. Nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla nazione, il governo italiano ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate anglo-americane. La richiesta è stata accolta. Conseguentemente, ogni atto di ostilità contro le forze anglo-americane deve cessare da parte delle forze italiane. Esse però reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza. È finita la fame! È finita! E sono finite le bombe! Sarà bene, non sarà una fesseria. Ma questa è tutta una pazzia, sono di la Vergine ci ha fatto la grazia proprio il giorno della sua festa! Nunzia Di, adesso ci possiamo sposare! Che avete perduto qualche cosa? Ah tu, così la papa tuo, la guerra è finita! Gesù, guardate un poco questi dove aveva nascosto il figlio! Già, io mo ce lo davo a loro per sta bella guerra! Vieni, vieni, papa tuo, vieni. E tu fai piano, belle mamma. Fategli pigliare la luce a poco. Apri gli occhi, piano piano. Aiutatela a uscire. Esci, figlio mio padre. Corre, piccerino mio, vediamo, piccerino mio. Cuore mamma tu e ma nessuno chiude le mani in braccio a me e nessuno chiude.
attorno. Non vi preoccupate, la tocco pure a voi. A me? Ma che ci trovo? Mi sono vecchie. Vecchio giovane, oggi mi sembrate tutte belle, tutte belle. Va bene, mi svergognate. Finalmente mi fate fa barba. Ma ci ambriacò. Allegri combattenti, abbiamo perduto la guerra. La posta per il terzo distaccamento contraereo. Con tutto sto casino pure la posta va cercando. Ma va via, aria, che è meglio. Che saluti a fare, qua non si capisce più niente. Capitano, che dobbiamo fare? Ma che volete da me? L'unico ordine che ho avuto io è quello di non dare ordine. E se nessuno ci dà gli ordini, allora... Non mi seccate, arrangiatevi, qui che non si arrangia un minchione, va bene? È finita sta guerra, sì, sì o no? È finita, l'hanno fatta solo i fessi. Te lo dice il più fesso di tutti i fessi. L'ordine! No, sono mio, io in caserma me lo sono preso. Guarda la partita, allora! Che casino che stanno facendo sotto casino! Bene, oggi tutti grandi! Ci dovete far pagare! Favorizzò, come sempre chiuso! Pigliano un poco d'aria pure loro! Che bello! Allevate qua la bandiera! Che buffonate sono queste! Pare che abbiamo vinto la guerra! Professore, la guerra l'ha vinta pure chi l'ha persa! Sì, sì, l'hanno vinta pure il zoccolo! Oh, bellona, sta su! Oi, che tu fai? Che sei triste? Sono contento! E perché? Te che tu farai? Niente! Come prima! Però sono contenta lo stesso! Per tutta questa esordata che se ne tornano a casa! Va bene, te ne hai sfaticato! Non ci vedi più! Evviva! Hitler caput! Guerra caput! Evviva! Fritz! E vado a far friggere! Ehi, quella tua, quella mia, tutto finito! Oh, che m'hai preso per la tua ragazza? Yamme, yamme! Ma dove ti porto? In mia casa, tutti i tedeschi, in Germania! In Germania in bicicletta? In bicicletta, Piero, cavallo, tutto finito, pace! Sbrigati, portatelo via! Ah, questi prima se ne vanno, meglio è! Pedala, marina! Non tengo più una lira, ma fammi far l'amore! Non tengo più una lira, ma fammi far l'amore! E come no, marito mi torna, e tornate come a voi! Tutto finito! Come no, porca miseria! Viva la patria! Tu lo spazio da, Italina hanno anche i grappi noi! Italina hanno sterrati! Ma che tu fai, Vischero?
adesso che facciamo? Tenè, è perché muore da me. Tenendi, allora! Pitrella, non ci dite niente! Non c'è nient'altro da fare. Vabbè, venite qua, buttiamo tutto pure noi. È troppo pericoloso, ognuno se ne torna a casa sua. Guarda voi che ce l'avete a Napoli la casa. Ma il tenente ci lascia senza... Lascialo stare, il tenente. Gli ufficiali sono signori, che può fare? Questo marinaio paga per tutti gli atti di ostilità compiuti contro i tedeschi. E questo valga come ammonimento. Se altri sconsiderati dovessero osare, essi sanno ora a quale sanzione andranno incontro. Mario, come è? Jetzt alle in die Knie. Ed ora tutti in ginocchio, dice il signor capitano. Dovete inginocchiarvi, voi delle prime file, tutti dovete vedere. Lass die Knie! Gewehre vorhalten! In die Knie, sonst wird geschossen! Schnell ausführen! Das napolitanische Volk kann nur zustimmen. Il popolo napoletano non può che approvare. Perciò dice il signor capitano, applaudite, applaudite, vi deve riprendere il film luce. Ve lo dico per il bene vostro, applaudite, applaudite, se non vi stabilino pure col buio.
attenzione, attenzione! Per ragioni militari, tutti gli abitanti degli edifici situati lungo la fascia costiera fino a 300 metri dalla linea del mare debbono lasciare immediatamente ogni abitazione. Chi sarà trovato ancora nella zona da sgomberare verrà immediatamente punito in base ai leggi di guerra germaniche. Attenzione, attenzione! Per ragioni militari, tutti gli abitanti degli edifici situati lungo la fascia costiera fino a... Borsa a me. Come ti senti? Meglio. Che ci vuoi fare? Non mi sento meglio. Non potevo respirare. Mi è tutto caso in da bagnerò. Aspetta un momento, i canarini! C'è Stefano, scordando i canarini. Papà, mi è stato lo vuole, che fa? Ci portano i piedi. Come fanno gli altri, facciamo noi. Ehi,
trovammo la stucchiaia, ma... Donna Concè, mangiatevi almeno qualche cosa. No, no, grazie. E un cucchiaio di fagioli, se no sto piccirillo che lo date, veleno. Ma tu perché insisti tanto? Quando uno sta così agitato, come può tenere appetito? Me ne devo proprio andare. Devo vedere chi mi può tenere con questi altri quattro. Mi raccomando, ricordate che tu sei il primo. Che dicesti a buonanimi papà? Che il posto suo lo pigliavi tu. Dammelo vasa. Nanni, attacca la veste. State vicino a me. Mamma, è mia, doiamo. Chi lo sa, proviamo. Qualcata che ci piglia si trova. Cammanam e proviamo. Ja, mangi. Mangi, su. Mangi, mangi, mangi. Ma che fagioli sono questi? Rossi o primaticci? Primaticci. Ah. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E che hai mangiato? 2 fagioli su. Mangia, piccerillo mio. Mo ti ci metti pure tu. Mangia, amore, mangia. Ma più agli una. I primaticci sono pesanti di sera. Adesso è giorno. Ah. Mm. Aspetta, mamma. Come, tu tieni figli? Sì, perché? E allora, non li fate uscire. I tedeschi si vogliono pigliare tutti i maschi per portarseli in Germania. Ordine di reclutamento obbligatorio per tutti gli uomini, classi di 1910 al 1925. E come lo sapete voi, signor? Non tieni carica, è come dico io. Vado a visitare Pasqualino. E tu a ti aspetto, cura. Fitto! Che succede? Non facete uscire l'uomo! Per me, non sia di! State d'accordo, se vanno a portare l'uomo nel nostro! Nanni! Nanni, adesso se vanno a portare l'uomo! Vanno a rubì! Se piglia nei figli nostri, girate la telefonata! Nanni! Piccere! Piccere! Hanno nascuno a papà! Avvisate pure il marito vostro! Corro mie zaviate, passa voce! Ma che fai, torna a casa! Dove te ne vai a girare? E chi gira? Io me ne sto scappando con la tremarella in corpo. Chi, tu? Tornati in casa, fammi sto piacere, nasconditi, va. Falla per me. E perché? Vuoi dire che stai in pensiero per me? Mo te ne ricordi? Questi sono pensieri che non ti puoi più pigliare adesso che tieni marito e figlio. Non già sta chiaro, qua una circa non la trovo mai. E si busso si sveglia creatura. Mari! Mari, ho piace. Mari, vieni, che stai facendo? Il bambino piange! Vengo, vengo!
Se tu sei un uomo, questo manifesto non lo devi attaccare. Servizi come questo se li debbono fare da soli, con le loro stesse mani. Salvatore, non hai sa voce, che all'italiano lo capiscono pure loro. Non lo devi attaccare. Lui no, ma tu i tedeschi non li conosci ancora. Ma che va a cercare? Proprio qua sotto deve venire a fuoco a puzzire. Quello cerca di inguaiarsi. O di inguaiarci. Bella bravura a fare l'eroe. E poi, a tutta la povera gente che ci può andare in mezzo. A questo non ci ha pensato. L'eroe. Ma non mi facesse ridere. Delinquente e camorrista. Ecco quello che è. Chiudi la finestra. Se mi pigliano a me fanno un affare. Paternità NN, professione NN. Diamo gente, Salvatore. Malattie tutte quelle che ha creato il Padre Eterno. Li voglio proprio contare, tutti i napoletani che si presentano. Buona giornata. Agli ordini. Un po', la tenete una patata per noi? Io tenevo una patata e ve la davo a voi. Però Padre Eterno ci potrebbe pensare pure a noi. Che è una patata, voi, Padre Eterno? Sapete che significa seminare i figli casa per casa? Ma che fai? Ti incoscienta, abbassa, abbassa. Ma ti sei scordata che stiamo in mezzo alla strada? Qui Londra vi parla il colonnello Stevens. Buonasera. E saluta a voi, buonasera. Si è presentato al servizio del lavoro obbligatorio. Reparti americani hanno raggiunto Torre Annunziata. Mamma mia bella, Torre Annunziata, a mezz'ora di ferrovia. Sì, ma quelli vanno a piedi e non corrono se dovessero far male. Un po', un po', a partire. Nella giornata di ieri, durante l'assalto, un forno nel rione Sanità, una donna è rimasta uccisa. Madonna mia, a pochi passi da noi. Ma quello che parla, come lo sa lui che sta a Londra? Se non lo sappiamo nemmeno noi che stiamo qui. Napoletani, difendete le vostre installazioni industriali dalle distruzioni operate dai tedeschi. E che precisione. Pare come deve essere l'orario scritto. Ho freddo alle scarpe.
non siete Don Giovanni. Magulà! Magulà! Avete avuto la grazia! È tornato marito vostro! Giovanni! Giovanni! Sei tornato! Giovanni! Non piangere più. E tu perché piangi? Non mi stringerà così, si la fa candere. Sono una piaga, un dolore tutto il cuore. Ah, m'era proprio scordata come era fatto in un letto. Fammi prima dormire. Vieni qua, bella mamma. Tu non puoi manco immaginare che significa. So 100 ore che non dormo. Ecco, ma stai pulita. O puoi baciare quanto vuoi. Vieni, papà. Ma è papà, vieni. Vieni, papà. Ecco. Ma così fai festa a papà tu? Che c'entra? È a barba, te vuoi fa? Vuoi che ti cercano la mette che torna? Così vedo pure se trovo qualche cosa da mangiare. Mi belli papà. Non lo faccio per cattiveria. Io ti vorrei guardare da mo' fino a domani. Ma l'occhio mi si chiude. E sono. Abbi pazienza. Attenzione! Alzi gli spero! Dove mi portate? Io reduce, hai capito? Io ho fatto guerra! Io reduce, hai capito? Io ho fatto guerra! Un momento, fatemi pigliare i pantaloni almeno! Che mi ha tenuto a battesimo.
è una persona d'onore. A Hitler! Ai Mussolini! Al Camera fascista! Io sono fascista! Sempre fascista! Non lo sa! Ti giuro, sempre fascista! Diccelo tu che sono fascista! Arnaldo! Diccelo tu, sempre fascista, sono stato io! Arnaldo, voglio venire ad essere! Ma dove lo portate? Non la paura, Arnaldo! Arnaldo! Arnaldo, si viva! Io sono fascista! Ma come Madonna si dice, fascista in tedesco! A me il bando non mi riguarda! E a che modi sono questi? Ma dove siamo? Dimmi un po', Assuntina che fa? Te l'ho già detto, mamma, sta bene. Ma è meglio che non te fai vedere, sennò quello si mette a piangere. Sì, forse hai ragione. Si è fatto giudizioso. La guerra fa crescere, ovvero. Yam, mangiatella qua. Sennò se te la vedono, se la pigliano. Assaggia un po'. Solo per sentirsi so buona. Si sapesse dove l'ha già trovata. Tieni. Beh, ma è meglio che me ne vaga. Mamma. Quando è che torniamo a stare tutti insieme? Tiè, l'angelo Assuntino. Ma non ti ha mangiato, mi raccomando. Ma a dove si porta? A maggio con pallone. Pascari! Pascari! Avete visto mio figlio? Si chiama Mario! È un uguagliato con i capelli rossi! È uno alto, secco! Se li incontrate! I capelli rossi! Si chiama Mario! Mario! Manifesta è tutto la musica. Poi mi sbagliate a me. Io ho fatto il servizio militare in Marina. Mi sono riformato. Ma lì, per te. Mi avvertite che siamo ancora vivi? Ho uno secco. Ho capito, ma che aiuto vi posso dare? Ma dove siamo? Che modi sono questi? Buongiorno, ingegnere. Buongiorno, ma andiamo a Martolo, in Germania. Un letto Teresa. E' il gradone dopo Trara. Avete capito? Asterno. Ebrem. Il Schwedringer. Ascolti dem! E da soli! E non fare! Carme! Carmeli! Carme! Raffini! Teresa!
altri! Rosa c'ho l'amma, no, no! Amarone da compagno, via da chi si moglie, via da chi è marito. Caspita, ci credevamo che l'avevamo fatto solamente noi, sta pensata, eh? Tutti a Sorrento vogliono andare, tutti al paese mio. Per forza, ci saranno già gli americani. Ma che me ne importa a me se sono arrivati gli americani? Io voglio sapere se è arrivato mio figlio. Doveva nascere in questo mese. Senti, Pitrella, troviamo un'altra barca. Sì, e a ruota trovo, una pazza che si arrischia a partire. Ma lì mi trovava forte. Tedeschi, tedeschi! Mannaggia l'anima vostra! Ma che fate? Si dà su da pazzi! Proprio qui dovete sparare! Andate a fare la guerra da un'altra parte! E come? Proprio dentro al tasso in mio! Insomma, tu vuoi, sì o no? Tu lo vuoi! Gesù mio, ha calato l'occhio in terra! Ah!
aspettare. È morto. Dammi la mano. Vediamo. Oh, Madonna mia. Piano. State va a corto. Mettimelo un colpo da sopra. Mettite la carta. Piano. Venite qua. Aiutatemi. Chiama chi sta. State avanti. Piano. Così. Piano, piano, piano. Per queste anime innocenti. Yam, yam, ma se ne mi passa! Yam, yam! Tassi, dai, 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 dai! La munità! Affacciatemi! Guardate! Guardate! Affacciatemi! Affacciatemi, guardate! Aiuto! Voglio dritto! Affacciatemi! Napolità! Affacciatemi! Dammela a me! Napolità! Aprite le finestre! Uscite! Napolità! La vimba vendicati, voglio! Ma ci guardate che hanno fatto i tedeschi! Li dobbiamo vendicare a questi poveri fratelli nostri! Uscite! Uscite! Sono morte per voi! Ora aprite le finestre! Sono vecchi per me! Napolità! Non vi nascondete! Ci vuole la pace! Ma che vi siete messi in capo? L'altra sta tutta stracciata come una paziente. Io vengo qua a casa, non vestito buono. A che la serve più oramai? Che se ne... Figli. Avete cercato almeno di avvisarla? Ecco, non teneva nemmeno un documento addosso. E voi che volete? Sta correndo una voce. Dice che c'è stato un giovane morto e non si sa chi è. Oh. Sono tre giorni che vado cercando anche il pezzo di carogna. Gesù mio, tiene una faccia d'angelo. Ma che peccato hanno fatto per morire così giovani. Era quasi finita sta guerra. Gesù, Gesù, Gesù. E com'è stata? Com'è stata? Stamattina arrivivo, ma non da avrei giù. Fino da di d'ora.
Figlio di Toro, perché me l'ha stato? Perché? Signore, e voi ve lo volete portare via con tutti i coprifuoco? E il padre così vuole. Altro ma viene papà, capito? E ce ne andiamo tutti e tre a casa. Hai sentito, Artù? Hai sentito a mamma? Artù. Scusate. Artù. Permesso. E voi, per chi avevate paura? Tengo tre fratelli, tre disperazioni. Li stiamo cercando. E stanno con pensiero. Che felizza mi fai. Guerra. Sempre guerra. Permesso. È morte che ti ridono in faccia. Cuore, mamma. Permesso. Vittorello mio bello. Ce lo dobbiamo portare così. Come così? In braccio. Non ho trovato nemmeno una carretta. Ulisse va una mano. Sì, grazie. Aiutatemi a sollevarlo. Aspettando, facciti piano già. Piano piano, non lo facciti male, oh figlio mio. Oh figlio mio. Oh figlio mio, aspettate. Lo faccio letto. Addosta. Aspettate, scusate tanto. Oh figlio mio bello, vorrete, figlio mio. Volete che vi accompagni fino a fuori? No, grazie assai. Lo porto io, piano piano. Avete visto quanto è bello, figlio mio? Mi dovete compatire. Ma che saccio. Lo sento più contento se lo porto a casa sua. Paoli, Paoli, aspetta che t'aiuto. Vico processione, e qua stanotte con tutto il coprifuoco viene mezza Napoli. Povera chi lo riconosce. Ma sarà che la casa? In da tutta questa oscurità è l'unica volta illuminata. Vena tutta Napoli. Che è successo? Come? Non lo sapete? Sono morta due guaglioni. In una sparatoria coi tedeschi. Ci stavano pure 5 o 6 cristiani armati. Mamma mia, tedeschi. Ho detto cristiani. Cristiani come noi. Pensa, se ogni napoletano si pigliasse l'incarica di uccidere un tedesco. È come quando si dice, se ognuno meresse una lira, che è una lira? Si dice, ma non si fa. Pitre, Pitre è là! Ma è sicuro che posto è chisto? Sì, sì, mi pare di sì. Ah, sì, sotto a quella scritta. Ca, ca, lo può cucciare, dammi una mano. Ma che? Zitto, zitto. O tenente. Non è qua che abbiamo nascosto le armi? Beh, e che aspettate? Forse, continuate a scavare. Scusate, forse lo volevate dire voi. Ce l'avete un fucile per me? Voi ci avevate una pistola, no? E cercatevelo, ognuno si ripiglia la roba sua. Scrive. Popolo di Napoli. No, no. Popolo del Vomero. È scoccata l'ora dell'insurrezione. Combattiamo i tedeschi. Salviamo i nostri cari dalla deportazione e dalla morte. Professore, queste sono belle parole. Ma in faccia ai tedeschi, noi che siamo? Quelli tengono i cannoni, i carri armati. Sì, sì, va bene. Dove siamo arrivati? Mi pare che manca la firma. Ah, la firma. E a quale dite la firma? Professore. E chi sono? E
come siete? Voi siete il comandante adesso? Sì, il comandante. Il comandante lo cazzo. Wir haben 5 Deutsche geschossen. Also nehmen wir 50 Geiseln auf Befehl von Obersten Scholl. Zum Erschießen. Auch wenn Sie unschuldig sind, müssen wir das machen. Weitere Unruhen zu vermeiden. Verstanden? Jawohl. Finden Sie uns das Stück Mauer gleich da drüben. Per questo mo che voglio. Noi non mi posso fare capace. Ma come? Gli americani stanno a Capri, a Ischia, e se ne vanno piano piano. Scusate, come posso fare un bisogno? Vi disperate per questo? Allontanatevi di là, chi vi guarda? Io vergogno! E andate! Tu vuoi fare una partita? No, no. Wait, tu vuoi fare una scuola? Facete un po' piacere. Io non ci tengo che tengo tanto a suolo. So 100 ore che non dormo. Ma è ma come proprio qua mi avevano portato, hanno passato la casa, e tengo la moglie era una creatura. E provate a chiamarla? No, forse no. Possiamo fare una partita, può darsi che vogliamo passare giù a Ambrese. No, grazie. Faccia fare un solitario. In Reihe! Antreten! Loshelfen! 1, 2, 3, 4, runter! Runter! 1, 2, 3, 4, 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 runter! Runter! 1, 2, 3, 4, runter! 1, 2, 3, 4, runter! 1, 2, 3, 4, runter! Runter! 1, 2, 3, 4, runter! Runter! 1, 2, 3, 4, 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 runter! Runter! 1, 2, 3, 4, 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 runter! Ma che stanno facendo? No! No, no così! Ma mi dai già capo vostro, mannaggia! Dammi a capo! Ma così! E tu! Figli visto! Professor! Che c'è? Sto signore vuole parlare con voi! Che cosa vuole? Chi vi manda? Ho letto il vostro proclama. Capità, voi militari, nessuno vi ha cercato. Queste armi le avete buttate voi quando ve la siete squagliate. Vai, discordate! Dove siete stati fino a mo? In Jugoslavia. In Albania, in Russia. E non certo per gusto mio. E sempre lustrando le scarpe ai tedeschi. Io sono fascista. Fascista, ci vuole uccidere come tanta bestia, ci vuole uccidere. Non smettete mai! Devono credere che siamo tanti! Forse li salviamo! Parate!
continuano a sparare, io vado giù. Voi due venite con me. Venite. Perciò stiamo qua. E ve la vita lì, subito. I tedeschi, i tedeschi. E non t'azzecca sempre così! Toto, non fare il solito tuo! Non esagerare! Mach, mach, auf! Fai, il letto mio no, fine della cosa, non è che tu. Cioè! Ma mi sta guardando! Non sta niente! Se non mi va!
fatto? Io poi cercavo. Tengo d'udente che mi sta facendo morire. Cicci, io devo cercare di prendere un poco di pane. Totto, badate che io ho sparato contro i tedeschi fino a mo. State accorti che vi sparo pure a voi quando è certi Dio. Lo ha dentro. Totto! Cicci! Calma, pochi alla volta, calma. Cicci, è vero che hai sparato? No, io veramente ancora no, ma loro sì però. Loro chi? Salvatore. Salvatore è un'altra cinquantina di persone. Dove? Proprio sopra ai quartieri. Ma che fa? Là! Mamma Maria, cammina! Iata venna! E sta femmina facita la scantà! Che tra poco a casa bava! E cartuccio! Mettitemi qua, qua! Ma non piglia il cartuccio! C'è stanno ferito! Ma tu l'avete pigliato, sti cartucci con sta bonda rossa! Ma tu! E tedesca, datemi il cartuccio! Datemi il cartuccio, ma che facito, aiuto, datemi il cartuccio! Ma a me sta roba non mi pare buona! Che capisci tu, suo buono invece, le hanno prese dentro una caserma, yam! Fatto chi tiene coro! Facimmaci il coraggio! Facimmaci il coraggio! Vai, leva la mezza! Torna a venire a casa, va a te! E voi, è tutta una pazzia. Dove giri tutta gente che spara, tutta gente che lavora. Salvato, tu non devi morire! Torna a venire a casa, che sei venuto a fare? Niente, Salvato, tu non devi morire, capito? Maledetto! Morì un amico tuo. Quale amico? Cicillo. Proprio sotto al bocco miei l'ho visto morire, capito? Assassini! Hai da morire pure voi! Commazzate carogna! Hai da morire! Thank you.
Grazie a Dio che non c'è più legge, che non esiste polizia e che cadono bombe. Se no, ve lo dico io, di qui non uscivate mai. Però state attenti, perché prima o dopo qua tornate. Io me ne vado prima voi. E chi esce con me? Con me sparte. Sì, sì, bravo. Fallerò, vai in quarto. Tanto ti conosco bene. So di che malarazza sei. A rubare, a rapinare, a ammazzare! Sei sempre pronto! Aiello! Sei ancora in tempo? Sì, quando siete scucciando! Tardi, tardi, compro me! Diamo giù! Beh, allora dove andiamo? A ruta a città, a chi facciamo piangere, ecco. Ok, dobbiamo fare la guerra. E ci leviamo i schiaffi dalla faccia. E sto cazzillo, chi è? E chi lo so? Da dove sei uscito? Sono che Margiallina! Margiallina, Margiallina, te ne vuoi? Sì, o no? Te ne vuoi? Sì, o no? Vatti, non ti fare più, vatti! Ma perché? Che dovete fare? Spaventati! Signori, per piacere! La guerra addosso! Valla a sapere, è una guerra che si sposta questa. Dove c'è e dove non c'è. Andiamo c'è! E fanno sì! E fanno sì! Vai giù sì! All'attacco, aiuto, sì, la lavoro! E da qua, vieni! Oh, per favore, per favore! Andate indietro, non c'è niente da dire! Non c'è niente da dire! Per piacere, anche voi, non state! Non state qua! Non c'è niente da dire! Non sparate! Non sparate! State passando lì! Il maggiore dice che se non vi arrendete, gli ostaggi saranno tutti fucilati! Sapete che vuol dire? Mi è compreso, tutti innocenti! E che vi fate male! Qui siamo tutti innocenti e stiamo facendo una guerra. Quindi riferisci al tuo amico nazista che noi non... Amiche, amiche, capito? Chi le soffa di ed, pare che non lo sacci. Ma pure voi, dico io, un poco di comprensione. C'è bisogno di far vedere che va rendete. A poco per volta ve la squagliate. Digli che chi si deve arrendere lui con tutti i suoi. I napoletani che stanno dentro fanno la guerra come noi di fuori. È chiaro?
esce un camion, ci sono pure i nostri. Professore, si preparano a uscire con gli ostaggi davanti. Capitano! I tedeschi stanno per uscire con i camion, si riparano dietro ai nostri. E sparate lo stesso, anche se ci sono gli ostaggi! No, se stanno lasciate, con i nostri, lasciate. Sono spari! E perché voi là dentro non avete nessuno! E sparate, ci buttiamo in mezzo e vediamo come finisce sta carne vicino! Mirate le gomme! Sparate, sangue chi è viva! Sparate! Sono prigionieri vostri, però un calcio in culo, uno solo, ce lo posso dare. Uno solo, però. Lasciate lo sto! Connazzo, sono prigionieri a guerra! Lasciatelo sto! Ma basta! Avete capito? Lasciateli stare! Tornate a fare! Avanti! Mettetevi a posto voi! Meglio. Ma lo dico io, chi sta prima e chi sta dopo. Ma quando è che viene l'acqua? Presto, presto, domani, al massimo dopodomani. Diceva stamattina che dovevo uscire di casa per ammazzare un uomo. Io non ho ucciso mai una mosca. E mo, per un tedesco ucciso, quanti napoletani dovranno morire? Gente, vicino a loro, compà, non piangete. Se noi per 100 napoletani morti ne volimmo 1000 tedesca uccisa. Muovere sta quattro ore con te ramma e capiamo schiattosa manca guerra se può fare fringe forza tira tira fatica push tira mollotto oh cavolta si lo prendiamo tutta la come venite a peggiare a quest'ora con sto cannone questi vi sparano addosso ma dove lo portate lo portiamo a sorta avanti uniamo le forze. Uniamo le forze! Ma quali forze?
Ecco che ti firmo. Chi comanda qua? Il tenente. Dopp, quando sparammo, per mo comandia e do io a voce. Iam, tu tira qua. Tu vieni a spalla qua vicino. E passa che la parte. Uè, tira. Tira. Iam. Tira. Tira. Sapete se sono tuoni o sono bombe? Ti fanno ridere? Fanno la protesta per l'immondizia. Chiamasse gli spazzini e levano tutte cose a mia. Per le casse bombardate non basta una scopa. Bravo, bravo, me ne compiaccio, bravo. Qualcuno ne tenete? Bambine ne tenete? No, no. E questo è peccato, bisogna provvedere, è sotto la colpa. Ma voi scherzate? Una bella ragazza vicino come quella, mon... Professore, la signora non è mia moglie, ma non avete capito ancora. È sposata con una persona per bene, con tanto di diploma e ragioniere, e una bella croce di cavaliere appuntata sul petto. Queste. Non ti tormentare. Penso solo che stiamo insieme. Anche se non ero per tutto questo imbroglio, ma... Ah, ho capito. E allora io e te dobbiamo ringraziare i tedeschi. Permesso, facci l'arco, facci l'arco. Ma che si trova? La pigliata a qua nuova, sta mattino costruire. Dica, Fiori, due e zero. Sta gustando a te tutto, però. Facci la domanda, no? Veniamo a tedeschi, capi! Senza chiavi! Puoi aprirti, o no? Chiamiamo i tedeschi! Tenimmo pure fame, camminiamo sicuro, vai giù, come entriamo, così usciamo. Chiamiamo Trati, qua dentro si sta bene. D'indace alla mista non sicuro. Tua? E che te la sei comprata? Beh, facciamo conto come se fosse a me. Mia e del direttore. Perché si può dire che solo io e lui non abbiamo mai avuto un'altra cosa. Dagliele tu, va. Io invece la cassa la tengo e dal cesso se vedo male. Che profumo, proprio a tavola ti viene sta nostalgia. Pure sta creatura avete portato? Si chiama Gazzi, ma per cavallo. E dove si trova sta casa tua? A Margellina, è una bella casa, e da un cesso... È ancora un biscia sotto, e sta sempre in braccio a mamma sua. Non sto solo. A casa mia non ci sta più nessuno. Manco mamma ci sta. Queste sono le ultime patate. E domani? Dove ci squagliamo? Dobbiamo fare guerra. O peggio è per voi. È stato carcerato qua dentro.
Le bombe a mano, portate le bombe, presto! Cassini, tieni, che fa? Vieni pure tu! No, 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 Cassini, no, sta dietro, riparati! No, no, così! Crampa la linguetta! Ti fermi, sì o no? I morti possono aspettare. Che morte, chi ti è morto? Così mi ancora vivo. Mamma mia, aiutati. Carica. Tedesco non tedesco, qua siamo tutti cristiani e dovete salvare pure a lui. E ciò per dimma guerra? Noi a guerra non la facciamo per uccidere la gente. Aie. Fermatevi. Sentite. Oh, la guerra l'avete fatta. Siete contenti? E allora tornatevi all'istituto. Là almeno state al sicuro. E forse c'è pure qualche patata. Guarda che si va a preoccupare. Non ci pensavo. Cercate sta buona. Vi devo dire una cosa. A te specialmente, che sei più grande. A questo qui, portalo da mamma sua. Hai capito, cazzi? Lasciali perdere. Sono lazzarone. Sei troppo piccolo. Troppo. Hai visto come c'è poco per morire? Lasciali perdere. Me lo prometti? Poi non mi facete male, scusate. Direttore, non mi preoccupare. Mi venimmo a trovare. Sì, sì, quando state me. Mi venimmo a trovare, direttore. Chissà dove si vanno a nascondere. Non l'avete visto un bambino qua attorno? No. E non voglio un cielo tantino. È da ieri che lo vado cercando. Scusatemi.
scusate, viene da questa parte. Vediamo stavo da mo, io ci ho scelto Tagli. Tagli, davanti. Cazzi, stiamo a Vatriano. L'avete visto il maglione? Si chiama Pascalino. Napoli, strada per strada. Che ne volete sapere che sono i figli? Ognuno è una spada qua dentro. Ecco, sono state ste giornate per me. Quante ne sono passate? Tre. Ho perduto il conto della notte e del giorno. Nascono i figli dei re.
Signori, scusate, ma che è proprio questa guerra? Avete visto quagliullo in mezzo? Ma capolor, si chiama Iello! Se capisci, ma ci mettiamo pure a fare la guardia ai bambini! E tu che fai con questa mitragliatrice? Dammela subito! Dammi sta mitragliatrice! No, no, è mia! Non ci credo io! Dove ho pigliato? E poi che facete? Le macchine! Le macchine, ma che fu? Passate, muoio un momento! Forza! Andiamo! Non mi scudo le adeggio. Lasciatemi il capo. Mettimelo il capo. Candela. Facciti chiamo. Chiamo chiamo. Facciti chiamo chiamo. 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 Dopo, quando tutto è finito, facetemi un piacere, però dopo, alla fine, portatemi a Sorrento, perché se mi è nato un figlio... Non ci pensare, non ci pensare, mo torna. Venite ma presto, aiù! Venite ma presto! E chi è quel fesso che ha sparato, eh? Altifornista Masullo di Bagnoli. Vieni avanti. E che può? Fatti vedere la luce. Che vai facendo assieme ai tedeschi? Questo ufficiale tedesco è un nostro ostaggio. Già. E a te l'automobile chi te l'ha data? E poi tu perché tieni ancora l'uniforme? Lo sai che vi possiamo uccidere a te tutti questi... E lascia perdere! Volete sapere di dove veniamo? Dal Vomero. E con questo ufficiale tentiamo di trattare la resa dei tedeschi.
è la restituzione degli ostaggi napoletani. E a noi chi ce lo dice che le cose stanno così? Io. E tu? Vai avanti, vai avanti. Sei responsabile per ogni minuto che passa. Io. Vabbè, tu puoi passare. Ma l'ostaggio tedesco rimane qua. Du hier, ich schwarz zu schon. Du fährst over Scholl. Ich bleibe hier. Jawohl. C'è anche io a farti compagnia. È meglio, sì. A pistola! Ehi, vieni, Marì. Senti, capitano, è meglio pure per te, perché se i tedeschi mi fanno qualche cosa, noi a questo lo ammazziamo! Hai capito? Sì, sì! Gamba, cammina, volta in mano. Spicci, ti fanno presto! Dammi! Posso trattare solo con lei che è un ufficiale, con lui no. È uno di quegli straccioni banditi che ci hanno attaccato alle spalle! Questi straccioni, la loro dignità se la sono conquistata combattendo. Perciò è lui che detta le condizioni. Avanti, tocca a te a parlare. Io? E che gli devo dire? Fagli capire che a noi le guerre non ci piacciono. Basta che loro se ne vanno e, insomma, se ne devono andare. Ne, Tadè, tu sei sposato. Avevo bene a moglie. A tua moglie la vuoi bene? Ja. Ja, ich, Frau und Kinder. Zwei Kinder. 12 und 8. Siente che nome. Non so i nomi, è l'età. Io vorrei proprio sapere se sua moglie ci pensa mai. Insomma, hai capito? Si sente la lontananza dei figli. Se non è mai venuta a nostalgia. Ma che? Stato zitto, Sadino. Sei morto! No! No! Sì! No! Sono carabinieri! E tedeschi! E tedeschi! E tedeschi! E tedeschi se ne vanno! E a quella parte, guardate, ci sono arresi! Sì, sì! E i tedeschi se ne scappano! Aiuto, Schreibbad! Guardate, ci stanno i nostri che l'accompagnano! Li portano fuori Napoli! Scordate a bella, Napoli! Non vi facete però più! Bravo, quagliù! Portatela lontana! Andate bene, ricchiuna! E questa volta li lasciamo campare. Andatevi, no, per niente, no, fate passare, ma che? Vieni, ma che? Però io. Scusatevi. Andiamo, Marì. Ma tu lo conosci? Come si chiama? È vero! Mi pare che non ce l'ha detto mai il nome! Che ne sa, c'era... un capitano!